Let's go! Benvenuti lupetti in questo nuovo video di spacchettamenti Pokémon. Oggi ci andremo ad aprire il bellissimo e per me molto atteso bauletto di Scarlatto e Violetto con evoluzioni a Pardiero e esserci dentro. Guardate che spettacolo! Miraidon, Coraidon, un piccolo recap di quello che c'è dentro al bauletto, poi Miraidon qua, Coraidon dovrebbe essere qua, ma secondo poi quando lo apriamo, tutto, facciamo tutto. Qua dietro ci sono i rappresentati Sprigatito, Fuecoco e Quasly, i tre starter di Pardea. E devi andarlo subito ad aprire. Non so quanti di voi hanno già visto la nuova collezione annunciata di Ossidiana Infuocata qua di Charizard. Un'uscita il 20 ottobre, una cosa veramente stupenda. Ok, allora qua in poche parole ci sono 6 bustine, un piccolo, diciamo, raccoglitore come quello di Arceus, gli adesivi, la monetina di Coraidon, le tre carte promozionali di tre starter e poi questo, sinceramente, sono sempre forse adesivi, anche questi qua sotto. Non saprei, sinceramente. Ok, c'è scritto qua. Allora, 6 buste, 3 carte olografiche promozionali, un fantastico moneta Pokémon, 4 fogli adesivi, un mini raccoglitore per conservare carte e una carta promozionale per il gioco. E una carta codice là per il gioco live, che ormai non è più online, gioco di carte usabili online e Pokémon live, in poche parole. Qua c'è il progetto Coraidon, molto bello. Qua i diversi tipi. Erba, fuoco, acqua, elettro, sì, andando avanti così. E direi andare ad aprire, che è veramente spettacolare. Questo è il terzo bauletto che abbiamo sul canale. Abbiamo già aperto quello di Arceus. Abbiamo già aperto quello di Detective Pikachu. E questo è un tuo terzo bauletto. Sono alla ricerca del bauletto di diamante lucente per la splendente, quella figurato, come cavolo si chiama? Se mi sfugge, ecco, Parchia ed Edialga, in inglese, però c'è solo. Ancora di Spada e Scudo. Non so perché in Italia non è uscito, ma poi mi sono informato e in Italia non è uscito questo bauletto qua. Quindi tutto quanto in inglese dentro, però sarebbe veramente un bel pezzo da tenere in collezione. Aperto, però lo dico già. Adesso imbusto un attimo le carte promozionali e poi ve le faccio vedere. E vi do anche il codice. Ok, abbiamo quella di Fuecoco. Molto carina. Che poi alla fine non è proprio promozionale, però sono quelle. Vediamo se riesco a farle vedere meglio. Con questa luce. Ok, sì. Alla fine sono proprio promozionali, però sono, diciamo, quelle speciali di questa collezione. Fuecoco, Quasly e Sfigatito e Sprigatito, eccolo qua. Di evoluzioni a Paldea. Tra pochi giorni, 9, quando pubblicherò questo video saranno anche già uscito il set di Ossidiana Infuocata, quindi niente. E ruvido il codicino, non so perché. La monetina ve l'ho già fatta vedere, ma ve la faccio vedere qua di Coraidon. Avrei potuto magari tipo metterne una in più, onestamente, qua di Miraidon. Ma non l'hanno fatto, quindi. Poi noi abbiamo i nostri 6 pacchetti. Ah! Abbiamo evoluzione a Pardea, Scarlatto e Violetto e origine perduta. E presumo stessa cosa. Ah no, poi abbiamo sempre evoluzione a Pardea, Scarlatto e Violetto e abbiamo un Astri Lucenti. Non me l'aspettavo. Poi abbiamo i nostri adesivi, questi che non saranno mai staccati, rimarranno per sempre lì. E abbiamo il nostro specie di album per raccogliere tutte le carte, un mini album. E allora io un tempo fa avevo usato quello di Arceus, però adesso poi ho tolto tutte quante le carte, quindi adesso è vuoto, tanto dentro il suo bauletto. Poi devo dire che
È comodo come raccoglitore anche per andare in giro alle fiere, per comprare carte, che magari qualcuno dice, poi vado alla fiera, compro qualche carta, in poche parole. Così almeno non si rovinano neanche tenerle magari dentro una borsa o dentro qualcos'altro. Ok, dovremmo poter chiudere, presumo di sì. Ottimo. Questo poi sarà messo poi in collezione. Insieme agli altri, sto ancora finendo lo studio, quindi il prima possibile vorrei poi fare un video dello studio, magari inizio anno. Allora, abbiamo scarlatti e violette, evoluzione ok, facciamo così. Direi di lasciare per ultimo evoluzione Pardea, apriamo per secondo scarlatti e violetto e apriamo prima Astri Lucenti e poi Origine Perduta, per ritornare un po' anche nell'era Spada e Scudo, che mi manca un casino, devo dire. Belle le nuove carte. Però, se potessi sarebbe bello e facessero ancora che collezione di spade e scudo. Anche se. Ma forse quella è rovinata. No. Anche se a novembre c'è quella di Zenith Regale dedicata a Lugia e a Nouvi. Collezione molto bella che porterò sul canale. Cercherò di portare sul canale anche tutte le altre collezioni di Zenith Regale. Magmar, Riolu. In questo periodo sto anche cercando di finirmi un po' di set vecchi, quindi sto comprando anche online. Burmin Reverse, abbiamo un Liepard raro ma non holo, quindi Astri Lucenti ci porta male. Andiamo con Origine Perduta. Origine Perduta dovremmo aver trovato il, mi sembra il, sì, qua che abbiamo trovato il Giratina Viastro Gold. Sì, Gold, no Gold, il Giratino Viastro. Nessun gold. Scusate, ho sbagliato io. Qua abbiamo cuoricino nero, quindi potremmo forse aver qualcosa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No, non c'è niente. Zorua di Isui. Mi va bene anche avere spacchettare ancora bustine vecchie di spade e scudo, perché almeno posso continuare con. Posso meno finire i set vecchi. Electric Reverse. E finiamo con un Darkrai olografico. Bella. Poi, allora, vi ho già parlato tempo fa di questo progetto Alpha. Allora, lo stiamo. Abbiamo forse appena cominciato a rifinire delle cose su quel progetto lì. Quindi, io presumo che avesse sentito il mio telefono che ha suonato, vabbè. Spero onestamente che, boh, metà prossimo anno di riuscire a mettervi qualcosa sul canale, perché poi il progetto sarà messo in un canale a parte, poi metterò il link quando farò il video dedicato a che cos'è il progetto Alpha. E niente. Codicino tutto per voi. Io dico energia fuoco. No, elettro. Ok. Un altro, io devo fare una cosa. Vi provate a sentire così, se c'è qualcosa, non mi sembra. Che abbiamo energia elettro. Cetodel. Magica, ricordo che questo set ci manca veramente pochissime carte, magari ci mancano per di più le reverse. Ma per finire il set in sé senza le fuorisede ci mancano pochissime carte, quindi. Cambio energia reverse, ho un dome reverse e ho in colonie Etzen, cioè non so come si pronunci bene, però andiamo bene, dai. E forse mi mancava anche questa Etz. Aroma esasperante e gran pestone. Ma il gran pestone 210 fa, è molto bello, fa 210 di attacco. Non so cosa vi vedere, ok, magari più o meno così. Lancia una moneta se esce croce durante il tuo prossimo turno, questo Pokémon non può attaccare. Ah, vabbè, però 210, cavolo. Fai fuori quasi un Pokémon. Se non è proprio un Pokémon di alto livello, lo fai fuori. Ok, ottimo. Altre carte si vanno poi mettere in collezione, che poi dopo off camera metterò dentro al suo raccoglitore di scarlatti violetto. Vi farò poi, saranno poi dei video dedicati. Quando semmai finirò qualche set, quindi tra poco finirò quello di Pokémon Go, farò dei video dedicati a che vi faccio vedere tutto il set in sé.
Il 7 per me è completato senza le fuoriserie. Poi se, qualche fuoriserie, poi se ho qualche fuoriserie, meglio ancora. Però io il 7 lo considero completato senza le fuoriserie, in poche parole. Energia fuoco, azzeccatissima, ottimo. E sentiamo un po' cosa, se abbiamo qualcosa. Forse qualcosa l'abbiamo, dai. Ricerca energia. Grimer. Brushis. Cacnea. Pettorare di roccia. Cetitan. Fraffi. Penny reverse. Brushis reverse. E finiamo con un... Ricerca accademica. Accademica olografica. Che ne abbiamo da vendere, si può dire. Ok. Adesso poi guardo, sinceramente le carte normali non mi ricordo quello che mi manca di questo set. Quindi andrò poi a vedere io. Abbiamo un Shenpao Ez e un Ting Lu. Onestamente sento più pesante qua di Shenpao, quindi lasciamola per ultima, dai. Ricordo che questo bauletto potete acquistare al prezzo minimo di 34,90. Non è caro per il contenuto, anche per i collezionisti. Se volete cominciare il collezionismo di carte Pokémon, io vi consiglio... Se volete sia aprire o se a tenere, sinceramente per il prezzo 35 euro non è caro, quindi volendo una persona dice spendo 70 euro, uno lo apre, uno motivo in collezione sigillato. Perché il prezzo non è caro alla fine. Confronto a molte altre collezioni. Poi presto uscirà sul canale l'apertura del set, come si chiama? Adesso mi sfugge un attimo il nome, set allenatore fuori classe di Ossidiana Infocata. Set molto bello, l'ho già guardato su internet. Ho già in mente qualche carta che vorrei trovare. Gyarados olografico, bella! Quindi, ho già in mente qualcosina. Poi ricordo che fra qualche mese esce Arcania. No, Arcandra. Non fa qualche mese, fra un mese esce Arcandra. Poi esce, mi sembra, a settembre-ottobre, la nuova espansione di Magic del Dr. Wu, quindi anche lì prenderò qualcosa, perché Dr. Wu è una delle mie saghe preferite di film e anche di serie TV. Ultima bustina, dai, 13 minuti abbiamo, ci sta. Uno, cosa faccio allora? Energia psico, vediamo un po' se ci ho azzeccato. No, fuoco. Ok, di nuovo fuoco, ci sta. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa. Ah, tutto Shenpao Ez ho trovato al torneo Pokémon che si faceva gli orsi. Quindi una carta adesso in più che ho già. Ho trovato anche Valerio, carta che mi interessava molto avere in collezione. Canna da pesca super. Corvisquill. Di questo set abbiamo ovviamente trovato pochissime Ez. Quindi mi toccherà o comprare qualche bustina, quello è fatto. Vediamo un po'. Ariyama olografico. Cavolo, niente. Niente. Ok, ci sta come cosa poi alla fine, dai. Importante è meno che ho tolto un po' di carte per andare avanti un pochino col set, dai. Allora, che dire altro? Vi potete far vedere una cosa, però non... dovete cercare sul telefono. Mi potete far vedere la collezione... di vediamo un po', eccola qua, guarda che bella quella di Charizard Ez di Ossidiana Infocata. Come potete vedere c'è il, ci sono Charmander e Charmeleon, quindi le prime due fasi, e poi c'è la carta bellissima Ez di Charizard. Vabbè, siamo usciti il 20 ottobre da quello che mi si dicono, e poi vi voglio vedere un'altra cosa nel frattempo. E
poi devo fare un piccolo recap di quello che deve uscire nei prossimi mesi. Allora, vediamo un po'. Devono uscire 10 Minitin il 6 ottobre. Quindi 751. Devono uscire le 3 tin di ossidiana infuocata, quella di Quaquaval, Skeledirge e Mioscarada. I mazzi li abbiamo anche già aperti. Devono uscire i due nuovi mazzi di Quaquaval Ez e Mioscarada Ez, con all'interno una un Kadabra. Un Kadabra, vabbè, e poi su tante le altre collezioni e fine. Quindi io vi saluto e in un prossimo video credo che spacchetteremo ossidiana infuocata. Ciao ragazzi!